città della San Caetano, San Giovannino degli Scolopi, poi come vescovo, in un momento così tragico della cristianità, infatti il volume che è stato rieditato porterà questo nome, scienziato, vescovo, uomo di unità in un'Europa divisa, divisa proprio da questo elemento religioso. Io ringrazio innanzitutto i due relatori già presenti, il dottor Fausto Barbari, la dottoressa, poi... Che conoscete tutti perché è un ex, anche se gli ex non esistono, è stato medicina dopo, prestata da Santa Marta. Che ha parlato a una grossa mano per poter riportare il volume biografico aggiornato del Beato Nicola, poi lei stessa ve lo presenterà. Manca il dottor Cipriani, che ha una conferenza prima, poi la conferenza dopo, e quindi arriverà quando arriverà. Arriverà. Abbiamo fede. E abbiamo fede che arriverà. Quindi io vi ringrazio, ringrazio i relatori, ringrazio tutti voi e non ho altro tempo perché alle 18 poi inizia la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal Vescovo di Livorno. Livorno è importante sia perché segna un momento decisivo, una svolta nella vita di Niccolò Stenone dinanzi alla processione del Corpus Domini a Livorno, in cui si interroga, cioè questa festa per un pezzo di pane, forse c'è qualcos'altro, ed è lì che questo qualcos'altro poi lo porta all'adesione alla Chiesa. E Livorno anche perché la biografia è stata scritta, la prima stesura è di Roberto Angeli, che è un sacerdote di Firenze, tra l'altro non solo Firenze, la Basilica di San Lorenzo, ma anche la diocesi di Livorno festeggia oggi il Beato e lo Stenone. Vi lascio dunque al primo relatore, il dottor Barbari, che conosco da tempo e ringrazio della sua disponibilità, e lui ci presenterà la figura di Niccolò Stenone nella sua dimensione di scienziato. Poi vedremo il resto, ma interessante cogliere questo inizio e l'inizio proprio della sua essere pellegrino in Europa, in tanti porti, ma sempre guidato da questo amore per la scienza, che è bellissimo. Lascio subito la parola. Buonasera, buonasera. Nell'arco di meno di un giorno, quindi in termini estremamente importanti.
Zenone ha dei inizi di carriera difficili, in molti casi con le classiche delusioni che hanno la carriera nel passato, presente, una mancata sensazione della carriera che si aspettava e un inizio di verificazione del mondo. Un percorso di studi che inizia prima di anni, alla fine degli anni 50, che si completa fino là nella parte della zona 1660-1664 e un arrivo in una Toscana del 1666. Vale la pena spendere due parole sulla Toscana scientifica. Se non arriva alla corte dei Medici, la corte invernale del tempo dei Medici, che arriva a Pisa, arriva a Firenze, e nel 1666, un anno in cui di fatto sono terminate le esperienze della Rinascimento, fiorentina, voluta dai Medici di grandissima importanza per la storia. Galileo è morto da circa un quarto di secolo e Firenze ha vissuto una stagione scientifica che è ancora lontana dalla Rinascimento, una stagione che continuerà e metterà qualche cosa per il che cos'era la terra del cemento, quell'istituzione con la quale Stenone si relaziona subito appena arriva, o meglio, in alcune biografie, in alcune fonti si trova il riferimento a uno Stenone a del cemento. In realtà quando arriva la terra del cemento ha già finito il primo viaggio. I rapporti di Stenone sono con gli accademici del cemento, un gruppo di scienziati di grandissima importanza. Che cos'era la terra del cemento? Per un'accademia che aveva come funzione perpetuare il metodo della teoria attraverso l'esperimento per dimostrare che funzionava, come diceva il mondo, provando e riprovando, che è il terzo verso del terzo canto, del terzo canto. Alcuni hanno pensato che il mondo volesse eliminare la costanza, provando e riprovando. Alcuni hanno detto la ripetibilità dell'esperimento, ma in realtà è una situazione testiale, provando, dimostrando, riprovando, quindi dimostrando. Questi personaggi portavano avanti la lezione. Fra questi c'erano alcuni perché diventeranno gli amici principali di Stenone. Come era nata, perché era nata? Era una carriera che si univa a Palazzo Pitti, quindi in una dimensione domestica. Nasce per perpetuare il metodo galileano, ma dopo la sconfitta di Galileo, la paura dei Medici a assecondare una nuova conoscenza di questo tipo era abbastanza sensibile e tangibile. Allora la scelta di dare la dimensione quasi questa a un'accademia che in realtà aveva un valore importante per lo Stato, per la scienza, notevole, per lo Stato, una scelta ben precisa. Una delle cose di cui per esempio l'Accademia del Cimento non si doveva occupare era appunto l'astronomia, che era caro all'idea, e chiaramente era un chiaro motivo per cui la scelta politica era stata individuata. In questo contesto, per 10 anni si finisce, il momento in cui cessa la proattività è quando voluta da Ferdinando II e fatto gestita, presieduta da Leopoldo, cessa di finirsi quando Leopoldo si sposta a Roma nel tavolo cardinale e per sapori interni con alcuni accademici, il quale Borelli, che era un grande perpetratore, un grande scienziato, ma che ecco di problemi di relazione con il ricerca di giustizia, non si a riunirsi sempre di più. Borelli che non vide di buon occhio che era mentre si legheranno a lui tre personaggi, i tre personaggi che rimangono più legati, uno di questi, anzi, prima di tutti è sicuramente Vincenzo Tirani. Vincenzo Tirani è allievo di Galileo, l'ultimo che ha assistito Galileo, arriva a casa di Galileo, a Galileo che ha 16 anni, gli viene mandato da Padre Santini, che è un religioso,
prestigioso matematico e scende su il miglior allievo per farlo diventare segretario di allievo. L'allievo di cui voglio essere lucidario con grande difficoltà ormai scelto a comunicare con il segretario le proprie scoperte, il proprio pensiero scientifico. E dice, voglio sono competente per scriverlo, per trattarlo. E ecco che Mario Sentini comprende questa difficoltà di fronte al miglior allievo. Ma proprio questo Vincenzo Viviani, il personaggio che ha 16 anni, ha di fare un contadino proprio nella stanza accanto, ci vive costantemente nell'accogliere le memorie, nell'accogliere le comunità personali e scientifiche in maniera estremamente avvicinata. Un personaggio anche caratterialmente straordinario, pensate che di lì a poco si fa spiegare a Genova che il giovane evangelista Torricelli, che è Faenza, e alla morte di Galileo, un matematico di corpo, di grandissimo pregio, è vero che Galileo è un pregio eccezionale, pensate il compenso anche di Galileo era di mille sultani, di una cifra incredibile, era un prestigio che anche un posto di grande importanza economica. Ecco che nel momento in cui alla morte di Galileo si poteva sfruttare Vincenzo Viviani e succede nella sua posizione, ecco che viene scelto più maturo di Vincenzo Viviani. E Vincenzo Viviani mantiene un rapporto straordinario con Vincenzo, dopo un grande lavoro che gli succederà sul mercato del mondo. Quindi un uomo di scienza, un uomo con grande competenza, un uomo anche di grande facilità di rapporti interpersonali e di animo estremamente buone e disponibile. Colui che sceglie la Galileo, sicuramente tutti avrete visto in via Sant'Antonino nel suo palazzo, il palazzo dei Cardelloni, dove con Galileo scomunicato dannazzo a memoria ne viene in particolare celebrata la grandezza attraverso il posizionamento del busto del Foggini e di Cardelloni che percorrono le tappe scientifiche in modo da tramandare cose che c'è stato in quindi Vincenzo Viviani, Francesco Arelli, un grande artista, da Francesco Arelli c'è bisogno di spiegare chi sia primo biologo più importante, così riconosciuto, l'archiatra nel liceo, quindi l'archiatra è il più importante medico che esista e il terzo grande amico è Lorenzo Magalotti. Lorenzo Magalotti è un personaggio anche molto giovane, anche diventa segretario della Sessione del Cimento che ha poco più di 20 anni, viene da Roma e segretario di Leopoldo e se lo porta appunto a Firenze per assumere questo ruolo all'interno del Cimento. Questi tre personaggi sono quelli con i quali Stendhal manterrà sempre stretti rapporti e addirittura Viviani affiderà molto spesso i suoi manoscritti, che è un'opera fondamentale dal punto di vista geologico, dovrà anche al contempo Vincenzo Viviani la sua quando arriva a Firenze, Stenone è già un personaggio molto famoso per quanto riguarda gli studi anche su Panata, ma arriva come anatomico, ha già fatto importanti scoperte, è stato allievo De Bartolini, uno scienziato danese, membro danese, di grande importanza perché è colui che dopo le prime osservazioni del italiano Gaspar Selle riesce a descrivere completamente il sistema di. E questo insegnamento da parte del Prato Pinocchi forma l'intero forma Stenone in maniera estremamente importante. Perché Stenone si tende probabilmente all'osservazione proprio del diavolo e del muso. Tanto è vero si deve a lui la scoperta del cosiddetto dottore Stenone, che porta il suo nome e che di fatto parte dal legato di Salvato. Si devono a lui importanti osservazioni anche sulla muscolatura, è quello che sfata il mito del cuore come fonte del calore del corpo o come sente dell'anima e dei sentimenti, ma viene descritto come un muscolo vero e proprio. E le sue dissezioni fatte a Parigi di quella che poi diventerà la Comunità di Francia sono famose in tutta la capitale francese, in tutta la Francia, le capitali scientifiche e medico
passa attraverso il suo corpo e il suo corpo. E guardate la piccola, io non la ma a Firenze, nel vicino di continua le sue esperienze di campanamento, ma diventa un geologo straordinario di importanza, il padre della geologia sperimentale. Possiamo dire che Galileo è il stellone della geologia, è quello che Galileo è stato per l'astronomia e per la fisica. Un rivoluzionatore, scienziato, soprattutto parte con un'opera che fa da ponte fra l'anatomia e la geologia. Quest'opera è quella che viene chiamata anche in gergo la miologia, un'opera che tratta abbiamo solo una, e magari in coda alla quale è descritta la distinzione di una testa di squalo. Lo squalo bianco, lo squalo che è un colore che si attacca all'uomo, pescato, lo squalo molto raro, perché è raro, perché viene pescato a tanto di uomo, e che per Ferdinando secondo De Medici riesce ad avere per fare sezione a Stenone. Stenone ha sezionato un po' tutti i mari, un grande conoscitore di anatomia, aveva la possibilità di mettere le mani su un mare considerato e poco conosciuto, è un'opportunità straordinaria. E la sua distinzione è eccezionale, perché di fatto si sofferma su alcuni particolari che lo rendono assolutamente unico nella sua situazione. In particolare si ferma sui denti. I denti dello squalo attraggono in particolare la sua attenzione. Perché lo studio anatomico, ma non ciò che maggiormente conta per lui è la comparazione dei denti dello squalo con quelli che venivano chiamati in gergo i fossili. Cos'è il fossile? Erano dei fossili, no? Le più note erano quelle di Marcia, la tradizione voleva che fossero dovute al naufragio di San Paolo sul Mar di Malta, che è morso da un serpente, con un maledetto da stretto, trasformato in lingue. E la tradizione voleva che queste pietre a forma di lingua non fossero altro che lingue di serpente. Tant'è vero che erano considerate oggetti dalla grande importanza di parte greca, che si fa, utilizzare per assaggiare la presenza del veleno e delle mani sulle due parti, oppure trattate come rimedio. Chiaramente la vicenda e le posizioni già c'erano stati approcci su questa particolare tipologia di imperio tradizionale da parte di un incendio che si chiamava Fabio Colonna, e ha un approccio anche nel fossile sperimentale, se non è interessante, ci permette di vedere la differenza tra l'approccio sperimentale dei incendi e quello di Stefano. Che cosa fa Fabio Colonna? 50 anni di questa prende poi prende l'avanza di combustione e dimostra che esiste una parte che diventa carbone e una parte che diventa calcio. Ma che diventa calcio e diventa niente, una parte che diventa carbone e che diventa calcio. E in questo modo può partire con le altre cose e ipotizzare se parte di questo. Stenone fa una cosa diversa, dimostra questa cosa già risolta, ma non si ferma, sta facendo dimostrare ancora che ci sono ancora controversie, ancora discorsi, e cosa ne va a cercare la crescita, va a vedere se fosse hanno senso di crescita, perché se come la tradizione prevedeva che questi oggetti si sarebbero formati in terra, cioè se si fossero formati in terra sarebbero cresciuti, ci sarebbero crescita, non essendo certo la sua oggetti, ma è formato in terra. Quindi in questo pensiero c'è un po' di un pensiero, quello di pensare a come si forma il corpo, come si è formato il corpo. E in tutto questo c'è un elemento fondamentale che fa di lui il primo grande geologo del pianeta. Lui ipotizza che il terreno sia sotto questo dell'acqua e che si depositi piano piano, non abbia la forma del
Questo pensiero, è importantissimo per il mondo scientifico, perché permette di far nascere un concetto strutturale. Permette, per esempio, a chi pensare a come si accrescono, per esempio, le terre. Vedete che torna al crescimento della perla con il crescimento del dente. Se la perla all'interno dell'osso ha il centro del crescimento del dente, e il grosso perla no, ovviamente, che è una origine di questo posto. Perché è importante? Dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista della visione del mondo. Perché voi pensate che una visione in cui terreno in sospensione si deposita è una visione che permette anche di conciliare le scritture e la Bibbia con la scienza, senza minimamente andare ad alterare la visione scientifica. E questo è perfettamente compatibile con il diluvio. Conseguenza è il fatto che dopo il diluvio di acqua, la sospensione si è andata a depositarsi nelle cavità, e lo stesso all'interno delle acque, i corpi che passano, gli squali del passato, i vigne del passato, sono perfettamente in linea sia con la visione scientifica sia con la visione religiosa del tempo. Questo è un elemento molto importante, perché nessuno dei due approcci, né quello religioso né quello va a interferire con le scritture, sono entrambi visti in maniera indipendente, senza il fatto. Dov'è che Stenone differisce dai grandi scienziati occidentali con questo che Dio fa troppo la nostra pazienza? Stenone è un grandissimo osservatore, è un grandissimo pensatore. Abbiamo visto il metodo sperimentale di fatto con loro, per un fossile che si da fuoco si cerca di comprendere il risultato prodotto da tutto questo momento è differenziato. Quello che fa Stenone invece è una grande capacità di osservazione. Guardate che tra la terra esattamente come la ricorda, animale, di seziona, va a indagare nell'intimità, ma non fa l'esperimento classico. L'osservazione, la conclusione, l'interpretazione, che è un elemento estremamente importante, non replica l'esperimento, ma osserva con attenzione senza prevaccinare e dall'osservazione fa del parte la corretta interpretazione. È chiaro che la sperimentazione in biologia del corpo è molto più facile da portare avanti, perché la terra è molto più difficile da spiegare quelle che possono essere processi geologici che avvengono. Questa osservazione è un'osservazione completamente corretta, approfondita e tale da far sì che la Terra da allora venga indagata sempre. Voi pensate che si deve avere il concetto di strato di atmosfera, l'origine organica dei flussi, ma anche questo lo intuisce senza enunciarlo, oltre a 150 anni dopo enunciarlo sulla porta di legge della cristallografia, che è un'origine di una materia. Se non è valore di una studia della materia, si accorge che i cristalli, non si accrescono in maniera casuale, ma si accrescono sempre mantenendo parallelo. Non lo dice direttamente, ma di fatto stigmatizza il fatto, sfidiamo tutti in quest'anno, ma restano sempre aperto, pendentemente dalle dimensioni di quest'anno, andando in questo modo a sancire che non sarà poi la prima legge di questa terra, quindi l'immutabilità e le caratteristiche della struttura cristallina. Sono tre conquiste che fanno sì che la geologia, disciplina che solo 150 anni prima ha avuto il suo nome, perché fino a che a Dovrano nel 1602 utilizzò il termine geologia, studio della terra dei fossili, la geologia è lo studio del diritto, e di fatto si utilizzava il termine geologia per contrapporlo al termine teologia, quindi le leggi del cielo sono teologia, le leggi della terra del diritto sono geologia. Ecco, solo 150 anni prima la geologia era questa, ai tempi e forse non diventa una disciplina.
va celebrato il contributo che ha dato la luce in maniera che sto vivendo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie veramente per questo excursus e collega ancora volta occupare la figura di queste donne come città di Firenze e quindi della eccellenza che era erano gli accademici e il dottor Giuliani ancora nel presente so che c'era una conferenza prima, conferenza che è stata passata in non so in cui se c'è la parata, ecco, lancio la parola. Lorenzina che è cresciuta accanto alle nostre donne e come dicevo prima veramente ha dato una grossa mano per diventare questa biografia che hai reso ritornare e che qui credo che sia un ulteriore modo per conoscere questa figura importante. Purtroppo si vive un tempo in cui la memoria sembra sparire velocemente, per cui ci si dimentica con facilità delle nostre radici, dei nostri santi, dei nostri uomini e donne che hanno reso importanti prese della nostra vita. La dottoressa è per lei la parola. Grazie signor Viola, grazie a tutti voi, io stasera torno a casa. E quindi mi sento particolarmente felice in questa basilica nella quale sono stata battezzata e nella quale ho fatto la prima comunione, ho fatto anche la presa, quindi ho fatto tutto. Allora, vedo che il compito di parlare di questo libro ve lo mostro, si intitola Ins Stenzen, scienziati, vescovi, testimoni di carità in un'Europa divisa. Questo volume è stato edito per la prima volta nel 1968 dalla libreria editrice Fiorentina dalla Lef e poi riapparso in una seconda edizione a cura di Leonello Negri per i tipi della San Paolo nel 1996. Questa attuale riproposta con prefazione del cardinale Venturi e con postfazione è frutto di una intuizione del Priore di San Lorenzo, al quale è venuto in mente di ristamparlo proprio perché è saputo e perché convinto, e lo sono anch'io, che presenti una buona biografia di Niccolò Stenone, lontana dalla retorica tipica di tanta produzione agiografica. Questo testo è un testo molto agile, facilissimo da leggere, molto completo e ancora oggi, ripeto, valido. Devo dirvi qualche parola sull'autore. Roberto Angeli, Don Roberto Angeli, che è sacerdote della diocesi di Livorno, nato però a Schio nel 1913 e in seguito a una disgrazia orfano di madre molto giovanissimo, molto da piccolo, segue il padre che si stabilisce a Livorno e nel 1926 entra in seminario. L'ordinazione sacerdotale 10 anni dopo. Viene inviato alla parrocchia di Santa Giulia, che è una parrocchia importante a Livorno, e poi dal 42 è parroco a San Carlo. Insegna in seminario, è assistente della Fuci, è una voce molto libera e molto critica rispetto alla dittatura fascista. Lo dimostrano le lezioni di Santa Giulia, che sono delle conferenze pubbliche nelle quali si opponeva apertamente ai totalitarismi.
altro genere di grafico. Per esempio, nel 1966, dalle stampe, un ampio ricordo di Anna Maria Enrica e Sandro Lippi, una donna martire della Resistenza, fucilata dai nazisti nel 1944 qui a Circina sulle maniche fiorentine, e medaglia d'oro al valore militare. Ma soprattutto si occupa di figure, di venerabili e beati, tutti dediti alla cura degli ultimi, a cominciare da Don Giovanni XV, presbitero livornese vissuto nel 1791 al 1844, che si dedicò agli emarginati della società di allora, carcerati, ragazze avviate alla prostituzione, fanciulle e giovani preti di educazione, provocando e stimolando le istituzioni a seguire le sue iniziative. Anticipò alcune delle istanze pastorali che saranno proprie del secolo successivo, come il coinvolgimento dei laici e delle famiglie, la catechesi attiva, quindi la sua attualità la si può scoprire se si confronta il suo pensiero con sulla cosiddetta Chiesa dei poveri, con i documenti espressi dal Vaticano II. Don Roberto studia personaggi interessanti, antiducchia, se così si può dire, come Don Giovanni Calabria, prete veronese 1873-1954, fondatore di una congregazione Poveri Servi e Poveri Servi della Divina Provvidenza, proclamato poi santo da Giovanni Paolo II nel 1999. Ha posto molta cura per ricostruire vicende, per esempio della signora Due, fondatrice delle Fedeli Compagne di Gesù, vissuta in Francia tra il 1781 e il 1856. Lo stesso avviene per Rosa Venerini, religiosa del 600, canonizzata da Benedetto XVI nel 2007 e dedita alla educazione del fanciullo. E infine si è occupato, con Angeli, di Elizabeth Ann Bailey Sinton, la prima persona nata negli States ad essere canonizzata. Lo fece Paolo VI nel 75. Santa Elizabeth era nata a New York nel 1774 in una famiglia di professione musulmana ed è in un rapporto molto particolare con il Livorno. Mi dispiace che non ci sia il vescovo di Livorno, perché in queste vicende Livorno fa da parte del Leone. E questa Santa Elizabeth aveva un rapporto speciale con Livorno, dicevo, perché mi soggiornò con il marito nel 1803 e questi morì e fu sepolto nel cimitero degli inglesi di quella città. Rimasta vedova, Elizabeth visita chiese come quella di Santa Caterina e è assicua presso il santuario di Montenegro. Pare che il percorso per il suo approdo al cattolicesimo sia iniziato proprio durante la celebrazione di una messa a Montenegro, quando ebbe una rivelazione circa la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia e decise di diventare cattolica. L'Eucaristia è sempre questo nodo, questo elemento focale di questo tipo di, tra virgolette, conversioni che magari conversioni non c'è, non sono, perché non è un passaggio dall'ateismo alla fede, quanto è un passaggio da una confessione. Comunque, questa signora tornata negli States fu battezzata, cresimata e dedicò tutta la sua vita al tenere dei conflitti piccoli. Questa produzione agiografica di Don Angeli è legata ai processi di beatificazione o di canonizzazione avvenuti negli anni di Paolo VI o Giovanni Paolo II. Non si sa nulla di lui, ma è possibile che facesse opera di consulenza per il dicastero delle cause dei santi? Io me lo sono domandata. Volevo domandarlo a questo giorno, glielo chiederò se quando arrivo. Questa vicenda di Santa Elizabeth ha punti di contatto con quella di un prosperone, anche a lui successe qualcosa di molto particolare, l'episodio della processione di Corpus Domini.
675 ordinario sacerdote, nella Pasqua di quell'anno dice la prima messa il 14 aprile alla Santissima Annunziata, e poi viene poi a Roma nel 1677, è consacrato vescovo e diviene vicario vescovo nella Germania del Nord, nel profondo nord della Germania, a Nonfer, Münster, e muore a Schwerin il 5 dicembre 1686. Don Angelo ci prende per mano, ci accompagna con questo viaggio e ci racconta anche la vicenda post-morte, il ritorno della salma a Firenze, l'inumazione di San Lorenzo, la deposizione dei resti del 1953 in una cappella del Sanzetto. E queste pagine, molto chiare, ripeto, ci danno un'idea concreta della vicenda storica di Niccolò Stenone e della sua spiritualità. Se mi chiedete qual è la parola chiave di Niccolò Stenone, io non dico scienza, non dico fede, dico coerenza. Perché tra lo scienziato di cui abbiamo sentito parlare e il vescovo che va nel profondo nord della Germania, c'è una linea di coerenza straordinaria. Sul tavolo anatomico, il giovane Stenzel considerava le piante come il capolavoro del creatore. Da vescovo, per il suo stemma episcopale, sceglie il cuore umano anatomicamente perfetto e visto nella sua funzione di un palesando, perché è fuori vescovo, ma quel cuore è sormontato dalla croce per indicare il circolare della grazia divina. Quindi l'anatomia assume significati astrali. Angelo ricostruisce i viaggi di Stenone, i contesti culturali in cui lui si trova ad operare, spesso molto lontani fra loro. Penso alla differenza enorme fra la Copenaghen di Stenone e la Parigi in cui si trova. Sono interessanti le pagine dedicate ad una delle delusioni più scottanti del giovane scienziato, l'invidia di un celebre professore che tentò di attribuire a se stesso la scoperta di quel dono stenoniano che però ancora oggi porta il nome del suo vero, del ricercatore che veramente lo ha scoperto. Angeli ci indica anche i quattro punti fondamentali intorno ai quali ruotò l'esistenza di scienziati. La ricerca scientifica, in primo luogo. L'Europa come luogo di circolazione e di confronto di idee. L'unità dei credenti in Cristo e il concetto di caritas alla latina, inteso come condivisione aiuto agli altri di acqua, in una parola caritas, uguale amore, come c'è stato ripetuto spessissimo da Benedetto XVI. Il sottotitolo del volume che presentiamo stasera definisce proprio tutto questo. Scienziato, vescovo, testimone di carità in un'Europa divisa. Ci sarebbe molto altro da dire, ma sarò breve e quindi non dirò molto altro. Però soltanto quanto riguarda la ricerca su Stenone degli ultimi anni e fatta la debita aggiunta della nuova sistemazione della sua struttura in San Lorenzo, e questo è il senso della mia postazione, il libro di Angeli può aprire un ventaglio di direzioni di studio nuove. Come patrocca per tentare il suo ultima battuta, penso che sarebbe necessario occuparsi della presenza dei padri della Chiesa negli scritti di Niccolò Stenone, cosa che non risulta essere stata fatta fino ad adesso, perché Stenone utilizza Giovanni Crisostomo, Servo Crisostomo, Agostino, fa riferimento a Ireneo, origine o origine che sia, Cirillo d'Alessandria,
sangue che loro hanno. Una ricognizione approfondita sarebbe utile, dato che molti importanti manoscritti patristici sono presenti nella biblioteca medicea laurenziana, che Niccolò II durante la sua permanenza a Firenze frequentò. Quindi questo potrebbe essere una, come dire, un campo di ricerca tale da dare nuovi, da istituire nuovi legami tra Sempre e San Lorenzo, se immagino. Poi ho trovato molto interessante la serie di racconti che Stenone riesce a costruire durante la vita con donne, donne le più varie e assolute, figure importanti lo accompagnano nel percorso della ricerca secondo lo spirito. Sono signore colte che serve a ascoltare. Non è banale che un uomo del Seicento ascolti. Direi che questo sia scritto al merito di Niccolò. A Parigi Padre Lanzaro, a Firenze la Minia Ceramia Gronfini, la moglie dell'ambasciatore Luca presso il Granducato Monaco, che furono entrambe attente interlocutrici su problemi morali e religiosi. Poi fu a Parigi attraverso una Bibbia che nipote di Tenero, il diplomatico poliglotta che ospitava Stenone a Parigi, che era corrispondente dell'Egitto. Stenone attraverso di lei conobbe il giansenismo. Marie aveva una grande cultura classica filologica, una grande cultura teologica e matematica, e aveva conosciuto bene Pascal, e tra le sue figlie c'era la madre, Angélique, la superiora di Port Royal, personaggio molto. E per Niccolò, più giovane di lei di 14 anni, le sensazioni con la verde furono importanti dal punto di vista spirituale e ne conserverà sempre un granito di colore e un ricordo molto vivo. Qui a Firenze, Suor Maria Flavia del Nero era l'addetta alla spezieria delle monache di Santa Chiara nel convento di Antonina in Vene Serrata. Anziana, morbida, appassionatamente cattolica, quando sente che quel giovane e gentile cliente, portatole dal medico Francesco Levi, era, tra virgolette, un erede luterano, gli disse senza mezzi termini che sarebbe andato all'inferno. Seriamente, ma con dolcezza, però Stenone rispose che in materia di religione desiderava discutere, ma non disputare. Era il rifiuto della polemica. La suora capì l'antifona e finirono per pregare insieme. Questo è un ulteriore insegnamento che Stenone ci ha lasciato. La preghiera come reale mezzo di Dio. Forse merita in larga parte la madre di Niccolò Stenone, Anna Nils Scott, appartenente al ceto mercantile di Copenaghen. Giovanissima vedova, sposa in seconde nozze un vedovo, dal quale ha due figli, Nils, appunto, e Anna, la donna. Il marito muore presto. Il marito padre di Stenone è un orafo, di molto importante. La sua famiglia è una famiglia di predicatori degli pastori. Il marito muore, questo padre di Stenone, e nel volgere di pochi anni questa sfortunata signora accompagna anche un terzo coniuge francese. Il padre era un orafo e aveva aperto vicino al suo laboratorio una rivendita di figlio. La signora, vedova per tre volte, prova a svolgere autonomamente la professione di ostessa, ma la lega dei minai di Copenaghen le fa sapere
cattedrale di Copenaghen, dove si è formato come ecclesiastici, segnando il destino. Le guardie nozze pare siano state un po' più lunghe e serene, comunque vecchia stanca sopravvisse anche a lui. Fa impressione, fa riflettere, l'impossibilità per una donna di vivere da sola, di andare avanti una famiglia e un'attività senza la protezione di un consorte. Questa era la realtà da cui Niccolò Sgarbi proveniva. Il libro di Donangeli quindi suggerisce anche piste di ricerca nuove. Quindi la storia continua e in seguito della vita di Stenoni si rivela molto fecondo anche sul piano della ricerca filologica e storica. Quindi sia Rode a Niccolò Sgarbi e sia Grazia secondo, ha un rapporto conflittuale con Urbano
con un fine specifico, la valorizzazione dell'eredità galileana, la valorizzazione del metodo scientifico galileano, del metodo sperimentale. I medici sono stati celebrati per il loro mecenatismo artistico. Questa basilica ce ne offre una testimonianza sublime, ma il Seicento vede la consacrazione del mecenatismo scientifico, mi dice, prima con il Granduca Cosimo II, poi con il Granduca Ferdinando II, e gli attriti con Urbano VIII Barberini emergono subito fino dal momento della morte Galileo Galilei. Muore nel 1642. Galileo apparteneva alla aristocrazia fiorentina e la tomba della famiglia Galilei era nella chiesa di Santa Croce. Ma la chiesa di Santa Croce era allora sede del carcere della Inquisizione, che si trovava nel convento di Santa Croce. Quindi, quando i parenti di Galileo, rivendicando un antico diritto, se voi entrate nella chiesa di Santa Croce, trovate subito a terra una bellissima tomba del 400 con una immagine scolpita: Galileo Galilei, antenato del nostro Galileo, celebre medico del 400. Ma poteva un condannato dell'Inquisizione essere sepolto in una chiesa legata alla Inquisizione? I francescani di Santa Croce chiesero chiarimenti a Roma e Urbano VIII Barberini disse specificamente che Galileo non poteva essere sepolto in chiesa. Ma i parenti di Galileo a chi si rivolsero a questo punto? Al Granduca Ferdinando II, pronto a contrastare Urbano VIII Barberini. E Ferdinando II dei Medici convocò i parenti di Galileo e impose a loro la sepoltura in Santa Croce. Chiunque si sarebbe trovato in estrema difficoltà. Il Granduca diceva sì, il Papa diceva no, ma i francescani di Santa Croce furono al di sopra di ogni immaginazione. Dissero: Santa Croce è grande, guardiamo la sala. Entriamo nella chiesa di Santa Croce, arriviamo in fondo ad Altar Maggiore, pieghiamo a destra, noi incontriamo un corridoio con numerose tombe, proseguiamo, arriviamo a una cappella, entriamo nella cappella. Nella cappella si apre una porticina, lo stanzino delle granate. Ma questo stanzino era la chiesa? No. Ma questo stanzino era in Santa Croce? Sì. Quindi Galileo fu messo in stanzino, in modo da superare ogni difficoltà. Certo, Ferdinando II non gradì estremamente questa soluzione, ma era una soluzione accettabile. Ma lo scontro vero e proprio con Urbano VIII Barberini si consumò a breve distanza l'anno successivo, nel 1643. Urbano VIII volle occupare il ducato di Castro, che era della famiglia Farnese. Chi difese i Farnesi? Ferdinando II dei Medici, che non esitò a dichiarare guerra a Urbano VIII. A questo punto Urbano VIII, con una abile manovra a sorpresa, tentò, discendendo dalla montagna,
campagna pistoiese con armati di attaccare Pistoia di sorpresa. I pistoiesi si difesero in modo impressionante in quel 1643. Le truppe papali non riuscirono a entrare a Pistoia e si ritirarono sul fiume. Avvenne uno degli episodi più incredibili dal punto di vista devozionale. Una celebre famiglia pistoiese, la famiglia Rospigliosi, ordinò un ex voto d'argento, ancora oggi esistente, per il santuario pistoiese della Madonna dell'Umiltà. Vollero i Rospigliosi ringraziare la Madonna per il miracolo più grande che poteva essere compiuto, sconfiggere il Papa. Voi immaginate il clima di questi anni lontani. La vendetta di Ferdinando II sarebbe stata consumata però in un breve volger d'anni. La famiglia Rospigliosi emerse con un prelato di altissimo livello e Clemente IX Rospigliosi, Papa, mostrò il rovescio della medaglia sul profilo politico in relazione proprio alla famiglia Medici. Dunque, quando il stencil giunge, come ben vi avranno fatto comprendere quelli che mi hanno preceduto, trovò un clima incredibile proprio perché Ferdinando II aveva dimostrato la sua tenacia, la sua volontà di mettere in evidenza il significato, il valore del metodo scientifico galileiano e aveva creato già nel momento della morte di Galileo la sperimentale Accademia Medicea e a breve distanza sarebbe stata creata, soprattutto con l'intervento del principe Leopoldo, l'Accademia del Cimento nel 1656. Un clima dunque straordinario per questo scienziato danese che fu accolto da Ferdinando II, che dette a lui l'incarico di istruire in materie scientifiche l'erede al trono, Cosimo, che sarebbe divenuto Cosimo III, che dette a lui la possibilità di insegnare anatomia presso l'ospedale di Santa Maria Nova, che dette a lui la possibilità di viaggiare, di conoscere il territorio. Ormai Stenzel aveva profondi interessi naturalistici e accompagnava la stessa famiglia Granducale. Bellissimo il soggiorno ad Artimino insieme a Francesco Redi. Il Granduca aveva ordinato ai contadini di portare ai due scienziati tutti gli animali più strani, più singolari, che potevano conoscere, che potevano incontrare. Ecco dunque una dimensione impressionante di domesticità, di interesse per la cultura, di valore della scienza. E qui nasce la vera figura di Niels Stensen, di Niccolò Stenone, un uomo che cerca, come ben avete compreso, di fondere, e questo è stato veramente eccezionale, il mondo della scienza con il mondo della fede. Non ci dovrebbe essere contraddizione tra il mondo della scienza e il mondo della fede. Doveva essere tutto legato a quella espressività del divino che suscita meraviglia, sorpresa nella bellezza del creato. Del resto, lo stesso principe Leopoldo ordinò a Vincenzo Viviani di scrivere una breve vita di Galileo per mostrare la fede di Galileo, per mostrare come Galileo fosse stato sempre vicino al cattolicesimo romano. Ecco un punto essenziale: l'unione
questa scienza e questa fede attraverso il ricordo di forte nome, attraverso lo straordinario impegno di Monsignor Viola che ha voluto ricostituire idealmente il mondo di Stenone attraverso la sua tomba, attraverso la sua memoria, attraverso il suo messaggio di fede, e costantemente noi ricorriamo a questa figura proprio per il significato che essa ha, non solo nel contesto fiorentino, ma nel contesto internazionale, nel dialogo con il mondo protestante, in quella Germania che lo ha visto morire nel 1686. È incredibile il ritorno di Stenone a Firenze per la volontà di Cosimo III dei Medici. Da Schwerin fu trasportato fino ad Amburgo, messo in una cassa con la dicitura libri per non suscitare sospetti, problemi. Fece un lungo viaggio da Amburgo, superò Gibilterra, entrò nel Mediterraneo, raggiunse Livorno e finalmente raggiunse Firenze e raggiunse questa basilica, dove ancora si trova e dove il messaggio di Niccolò Stenone è un messaggio senza tempo e senza fine, ben testimoniato dal suo stemma episcopale, un cuore con la croce al di sotto. L'amore di Cristo è amore per la realtà che ci circonda, amore per la manifestazione del mondo in tutti i suoi aspetti, amore per la scienza, amore per la conoscenza profonda della realtà. E questo messaggio è un messaggio straordinario, che rende questa figura, al di là del tempo e dello spazio, eternamente viva e che costituisce un modello, un esempio da seguire. Grazie a voi. Grazie professor Cipriani.